ci siamo dette, l'ascolto è il nostro obiettivo più importante. Io passerei subito la parola alla sindaca assessora del comune di Fiume Veneto, che presentano la professoressa Leda Santarossa, che sappiamo essere molto amata anche dalle commissarie. Io glielo testimonio. Ecco, grazie, vi passo la parola. Buon pomeriggio, a me l'onore in questo caso di presentare molto brevemente Leda Santarossa. Io sono Jessica Cantone, appunto sindaco del comune di Fiume Veneto, ma l'iniziativa qui è sostenuta e portata avanti soprattutto dall'assessore Donatella Zaretti, che è dietro le quinte in questo momento. E rapidissimamente, per poi lasciare la parola a Leda Santarossa. Leda Santarossa è una donna fiumana, primogenita di quattro figli, e ha intrapreso questo percorso di studi grazie proprio anche all'aiuto e al sostegno dei suoi familiari, laureandosi a Padova in scienze biologiche. Dopo una supplenza presso la scuola media di Valvasone, nel 64 approda o rientra a Fiume Veneto, che si voglia, e qualche anno più tardi inizia il suo percorso di preside della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, più precisamente dal 79 al 98, quindi davvero un ventennio in cui la figura di Leda Santarossa ha caratterizzato la scuola fiumana, ma non soltanto. In lei lo abbiamo voluto descrivere. Abbiamo trovato due anime, quella molto rigorosa, molto pretenziosa anche nei confronti dei propri collaboratori, proprio per raggiungere risultati pedagogici importanti, e dall'altra quella di una figura comprensiva, di una figura molto vicina non soltanto agli alunni, ma anche alle loro famiglie. Questa figura ha reso, e questa forte esperienza maturata in tutti questi anni, ha reso Leda Santarossa un punto di riferimento, e non soltanto per la comunità fiumana, non soltanto per la scuola media al tempo, secondaria di primo grado oggi, ma davvero ha esteso un po' i confini anche a livello regionale e anche a livello nazionale, diventando anche molto, molto ambita come ospite in vari convegni. Questo perché? Perché ha sempre fatto della ricerca, dell'avanguardia, un po' del coraggio, anche tipico, insomma, coraggio delle donne. Con la D maiuscola, ha fatto di questo suo coraggio anche un po' il simbolo di tutta questa attività pedagogica e del messaggio educativo che ha voluto dare e poi anche portare avanti oltre la scuola, oltre gli anni di presidenza. Sì, buongiorno a tutte e grazie per questo invito, per questa iniziativa che apprezzo moltissimo per gli scopi per i quali appunto l'avete istituita. Sì, tutta la mia lunga ormai esistenza ha avuto un segmento molto prolungato dentro la scuola. Ho avuto la sorte di percorrere la vita scolastica in tempi storici e sociali di grande fertilità, cioè sono stati spalancati continuamente orizzonti e io quando vedo orizzonti trovo l'entusiasmo e la curiosità e credo anche la creatività di cercare di avvicinarli e cercare di coinvolgere altre persone per raggiungere questi orizzonti. Chi ha presente gli anni, appunto, gli ultimi 40 anni, 30 anni del secolo scorso, si ricorderà appunto dei grandi cambiamenti intervenuti nella scuola. Io sono entrata nel 64, quando appunto nel 63, anzi, ho incominciato con una supplenza a Valvasone, e proprio quando è iniziata la scuola media unica, gratuita per tutti, obbligatoria per tutti. E quindi si trattava di avviare naturalmente quei programmi e poi, passata qui a Fiume Veneto, dopo 10 anni di insegnamento, sono rimasta insegnante
nel tempo pieno, che è stata un'iniziativa sociale non facile, sia per gli insegnanti, sia per i genitori, sia per i ragazzi stessi. Quindi si trattava sempre di costruire adesione, consenso, approvazione e naturalmente mantenendosi all'interno di regole istituzionali date. E con insistenza del provveditore e di qualche altro collega ho fatto la domanda per passare alla presidenza e dal 79 sono diventata preside, come è stato detto, per 20 anni della scuola media di Fiume. E in questa esperienza io ho vissuto dei grandi cambiamenti ancora intervenuti per la scuola, e cioè l'applicazione della legge 517 per l'accoglienza dei ragazzi in situazione di handicap, che è stato insomma un'apertura sociale e pedagogica di rilevante importanza e che fra l'altro incrociava anche i miei valori e miei criteri di concepire la vita umana di tutti e anche di concepire il senso di comunità. Poi si è trattato di applicare i nuovi programmi del 79 che sono stati un grande cambiamento sociale e pedagogico e didattico, con l'introduzione di nuovi contenuti, soprattutto di nuovi metodi, e in questo caso mi sono lanciata con una certa riuscita nei processi di programmazione che non erano abituali nel lavoro degli insegnanti e della scuola, dove prima appunto si ripeteva in modo regolare sempre lo stesso itinerario, gli stessi contenuti. Qui invece bisognava porre al centro la condizione, le potenzialità degli studenti e di ogni studente, e occorreva calarsi il più possibile, tener presente risorse e difficoltà e problemi del territorio. Quindi ancora una volta un lavoro pedagogico, culturale e organizzativo rivolto alla scuola, all'interno della scuola, ma anche all'esterno, l'ambiente. In queste attività poi ho incrociato qualche anno più avanti il problema della valutazione scolastica, che è stato un grande problema, una grande sperimentazione, quando appunto per la prima volta si è passati dal codice numerico di classificazione a quello alfabetico, diciamo, no? Oggi mi pare si sta ritornando a quello numerico, oppure ho visto nelle schede dei miei pronipoti che in alcune scuole si tiene conto dei due codici. In quegli anni ho avuto la fortuna di conoscere da vicino e di trovare stima da parte del professor Calonghi, che era un famoso pedagogista che aveva ricevuto dal Ministero proprio l'incarico di... aveva fatto lui la proposta di questa iniziativa e aveva l'incarico insomma di avviarla qui in Italia. E per questa scheda insomma ho ricevuto fama, diciamo, al di là di Fiume Veneto e della nostra regione, perché insomma attraverso l'IRSAE, che era l'istituto regionale di aggiornamento di quei tempi, sono stata invitata in varie scuole e anche in certe fuori regione, ecco, insomma. E intanto rispetto al territorio ho sempre cercato di tenere l'interesse degli insegnanti aperto a problematiche del nostro territorio, incominciando
da quando è stata inserita, non mi ricordo l'anno, la legge Basaglia per l'accoglienza, sì, per l'accoglienza delle persone con fatiche psicologiche. Sì, sono Claudia da Trieste, io avevo già salutato Leda e che ho sempre nel cuore, che è veramente stata una fonte grandissima di ispirazione per me, quindi grazie per tutto quello che hai sempre fatto, non solo per il comune dove hai abitato, ma veramente per tutti quelli che hai incontrato, quindi un grazie, grazie di cuore. Grazie. Grazie, grazie a te, ciao. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi e auguriamo appunto, mi permetto di aggiungere non soltanto tutto questo coraggio, ma anche l'umiltà con la quale ci ha raccontato delle imprese davvero straordinarie nella nostra comunità, quindi anche questa è una dote straordinaria.